Cos'è successo là dentro? È caduta una statua. Dobbiamo spostarla rapidamente, altrimenti la sua unità sarà responsabile dei danni. Avrei bisogno di una mano. Spiacente, non possiamo abbandonare la nostra postazione. Mi ascolti, sono un veterano di guerra e non posso fare grandi sforzi con il braccio destro, ma potrei dare un'occhiata mentre voi aiutate i vostri compagni. D'accordo. Ben fatto, dottore. Ovviamente sei un uomo di parola e dalle mille risorse. Faccia in fretta e soprattutto non si faccia vedere da nessuno. E se la beccano, io non ne voglio sapere nulla. Nessuno è mai riuscito a prendermi finora, dottore. Non ti preoccupare. Ci vediamo. Ah, siete qui, signori. Potete tornare ai vostri posti, non c'è nulla da riferire, tutto tranquillo. Bene, Watson. Vedo che si è offerto di aiutare gli uomini di Lestrade. È un piacere vedere che due notti in bianco non hanno minato la sua etica professionale. Beh, signori, adesso non ci resta che aspettare. Ho triplicato la vigilanza attorno all'edificio. I miei uomini hanno dei riflettori. Finché la notte sarà tranquilla, qui non entrerà neanche un gatto. Inoltre, ho bloccato tutti gli accessi alla sala della stele e ho destinato una guardia in ognuna delle porte. Quattro dei miei migliori uomini sono rinchiusi nella sala e vigilano la stele a vista. Considerando che pesa quasi 700 kg, non credo che Lupin possa portar via questo tesoro come fossero caramelle. Presto ci toglieremo ogni dubbio. Mi scusi, ispettore, ma spero che i suoi uomini non dimentichino di riporre le sbarre di ferro nella sala in cui si trovavano. Non conviene lasciarle esposte alle intemperie o si arrugginiranno con questa umidità. Cosa dice, giovanotto? Qui nessuno ha preso una sbarra di ferro. Senta, erano lì fino a 2 ore fa. Se non sono stati i suoi uomini, chi le ha prese? Mi occupo io di questo, Lestrade. Giovanotto, potrebbe mostrarmi la sala dalla quale furono sottratte le sbarre di ferro? Certo, mi segua. Eccoci. Mi dica, a cosa servirebbero queste sbarre? Praticamente a tutto. Sa se manca qualcos'altro? Non lo so, non ho avuto tempo per controllare il materiale. Sono occupato con le cartine. D'accordo, può tornare al suo lavoro. Mi occuperò io di verificare se manca dell'altro. Watson, raggiunga Lestrade e mi tenga al corrente delle sue ricerche. Signori, se hanno bisogno di me, mi troverete nel mio... nell'ufficio del direttore. Sembra sia sparita anche una corda. Vedo che hanno portato via una di queste carrucole. Qui manca una scatola di sapone. Se non ricordo male, c'era un telone su questi mattoni.
questa impronta non lascia spazio a dubbi. Qualcuno ha preso due sacchi di cemento. Qualche novità, signor Holmes? Vediamo. Ho annotato tutti gli oggetti mancanti. Ecco la lista. Saprebbe dirmi cosa si può fare con questo? Mi faccia pensare. Ma quanto sono gentili questi uomini. Cosa c'è, Barancao? Adoro questi poliziotti. Si sono presi il disturbo di tirar via le macerie che c'erano all'entrata. Tuttavia, avevano l'ordine di non abbandonare la propria postazione. Devo scoprire cosa sta succedendo qui. Torno subito, signori. Delle impronte. Diamogli un'occhiata. Le impronte più recenti sono identiche a quelle che ho trovato alla National Gallery. Tra la terra fuoriuscita dal vaso. Non c'è dubbio, sono quelle di Lupin. Le impronte sono di un piede numero 43. Ci sono, signor Holmes. Sarebbe possibile costruire una carrucola su un tripode per sollevare un peso situato su un altro livello, proprio come fanno nelle miniere, per esempio. Qual è il peso massimo che si potrebbe sollevare con questa carrucola? Considerando la resistenza delle sbarre, dipenderebbe dal contrappeso utilizzato. Se per esempio usassimo uno di questi piedistalli, potremmo sollevare quasi 1000 chili. Holmes! Holmes! Venga, presto! E Watson, devo raggiungerlo subito. Dannata porta. Ancora non riesco a venire a capo di forza, questa serratura. Fate in fretta! Finalmente! Che diavolo! Dannazione! Presto! Tutti fuori! Possiamo individuarlo prima che se la svegli! I uomini stanno perlustrando la zona, ma non hanno trovato nulla. Nessuna traccia della pietra né dell'uomo. Ci hanno ingannato. E io che pensavo che la sicurezza schierata era perfetta. Ed è così, Lestrade. Era impossibile che qualcuno entrasse nel museo, a meno che noi stessi non lo facessimo entrare. Cosa sta insinuando? Nessuno dei miei uomini... Lestrade, non la sto accusando. I suoi uomini sono professionali. Sospetto che Lupin abbia ingannato qualcuno in modo che lo lasciassero entrare, forse usando uno dei suoi magnifici travestimenti. Che ne pensa, Watson? Avrà ragione lei, Holmes, come sempre. D'accordo. Ordinerò ai miei uomini di interrogare l'architetto e l'usciere. Buona idea, Lestrade. Watson, lei potrebbe occuparsi dei poliziotti che hanno perso i sensi durante il furto? Certamente. Bene. Un altro messaggio di Lupin. Il gioco ricomincia.